Tu, Cesare, quanto ne sai di cinema? Io non ne so niente. Space Valley. No, lo dico io. Riverenze a tutta la valle spaziale. Benvenuti in questo nuovo video direttamente dalla... Non lo so, da dove? Da qui, dove siamo sempre, no? Dalla valle spaziale. Esatto, sì. Era solo da dire valle spaziale che di nuovo. Che schifo. Quest'oggi si parla di cinema. Però si parla di cinema in una maniera un po' strana. Non è che proprio si parla di cinema. Parla il cinema. Te l'ero preparata, me l'ero preparata. Bastardo. In che senso però si parla di cinema? Nel senso che abbiamo un professionista qua con noi quest'oggi. Che parla nel cinema, nella televisione, parla un po' ovunque, parla. Lo facciamo entrare? Lo facciamo entrare. Cioè nel senso deve sì. Entrare adesso. Un grande applauso, mi raccomando, accogliamolo tutti con calore, va bene? Signore e signori, Maurizio Merluzzo. Ciao Mauri. Tutti questi applausi mi ricordano la mia prima volta. Ragazzi, stavo contemplando una cosa, no? Mentre sì. Ero dietro la porta. Perché fanno le tazze in modo che entrino solo tre dita e non tutte e quattro? A me entrano tutte e quattro, hai le dita grosse. Anch'io ho quattro. Mi attacco al tazzo. Maurizio Merluzzo è un doppiatore professionista, giusto? Così c'è scritto. Secondo me avremo tante difficoltà. È già rotto. Sberle. È acqua. E tu chi sto volevi? La birra o... Perché c'è solo birra e acqua nel mondo. Io sono umile, mi dai l'acqua, poi ci penso io a trasformarla in vino. Non è un problema. Spieghiamo subito che cosa faremo oggi. Ecco. Ci sarà un leggio con delle frasi che sono state scelte da Dario e Tonno. Frasi abbinate a dei personaggi. Perché Maurizio non è soltanto un doppiatore, ma si diletta anche nell'imitazione. Diletta. Ne ho anche le 9 a volte. Dipende. Io inizierei il prima possibile il video. È difficile. Sì, sì, sì. È difficile. Io e Cesare dovremo indovinare sia il personaggio imitato, sia da dove arriva la citazione. E chi perde farà una cosa in cui è bravo Mauri. Perché Mauri sa fare un po' tutto. Ci metterà sotto sforzo fisico. Sono un po' però preso male. Perché non lo so. Perché sei preso male? Sarebbe stata meglio come punizione per chi non indovina mangiare tanto. Sarei stato bravissimo. Invece abbiamo scelto una roba di sforzo fisico in cui Cesare è avvantaggiato. Beh, Cesare, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma si parte da una base dove lui ha un vantaggio o si parte da una base dove tu hai uno svantaggio? Lo ammetto, ragazzi. Credo che tutti a casa se ne siano accorti. Ho uno svantaggio. Si chiama gommo. È la mia pancia. Allora, visto che Cesare parte avvantaggiato, farà delle ripetizioni doppie tutte le volte. Oh, sì! Certo, perché doppiatore, io doppio, lui è avvantaggiato. Possiamo cominciare, per favore? Cominciamo. Prima citazione. Non leggere, vile merda. Tu che cos'è che doppi? Tante cose. Ho fatto i cartoni, i videogiochi, i film. Diciamone uno per categoria. Vai. Zamasu, Dragon Ball Super. Ok. Quello verde. Distruttore di mondi. Videogiochi. Cioè, lo so, Assassin's Creed. Chi? Assassin's Creed Syndicate. Bravo, Jacob Fry. E poi, insomma, ha fatto League of Legends, Overwatch, insomma. Ma lui è Nip! Sono Nip Schulman e benvenuti a Catfish. Poi adesso Shazam, no? E ora. Cioè. E ora è uscito Shazam. Da nulla. E ora al cinema è uscito Shazam. Sì, che ha la mia voce. E hai anche un canale YouTube. Ho un canale YouTube che si chiama Come Me. Oh no! Maurizio Merluzzo. Wow. Trovate il link in descrizione. Però poi di queste cose in realtà ne andremo a parlare. Sì, poi si fa. Nel salotto che uscirà domenica. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prova. Vino. Io, io però non conosco nessuna citazione. L'ho già detto in un video. Ma come no? Come facciamo a fare questa sfida? Cioè, l'hai mai visto un film? Per prenotarci quando indovineremo. Iniziamo subito con la prima citazione e il primo personaggio. Io sento questa voce profonda qui di fianco. È molto estremamente bene. Confortante. Io vorrei mi desse la buonanotte. Buonanotte, Nelson. Prendo Qualud 10 o 15 volte al giorno per il mio mal di schiena. Adderall per stare concentrato. Xanax per allentare. Ho la voce è quella di Gandalf, sicuro. O Albus Silente. Eh no, una di due. Albus Silente. Film The Wolf of Wall Street. Cavolo. Cioè, se io sono partito subito così. Qui siamo 1-0. Ah, sì? E qui c'è l'1-0. Scusate. Ma su Wolf of Wall Street, uno dei miei film preferiti. No, non lo so, io ho sentito Adderall, per cui. Sì. Io pensavo fossero magie queste. Chanash per allentare la tensione. Erba per rilassarmi. Per una nuova sferciata in morfina. Perché è eccezionale. Ma di tutte le droghe sotto l'azzurro immenso cielo, ce n'è una che è in assoluto la mia preferita. La fine.
Non è vero, è una burla. In quantità sufficiente, questa ti rende invincibile. Anche la f***a. Capace di conquistare il mondo e di sventrare i tuoi nemici. E non sto parlando di cocaina, sto parlando di questi. I soldi. I soldi non vi comprano solo una vita migliore, cibo migliore, macchine migliori, migliore. Vi rendono anche una persona migliore. Potete essere generosi con la chiesa o con il partito politico che preferite. Ma quanto dura questa città? Potete anche salvare quel c***o di gufo maculato. Non è vero. E invece sì. Ho sempre voluto essere ricco. Per questo mi sono comprato Sgorgorz. A Sgorgorz. Che cosa? La scuola di Sgorgorz. Mi fa ridere comunque che come ci sono silente, fai la faccia da dentiera. Certo. Devo inanzianirmi anche nell'anima. No, ma faceva ridere il fatto che Silente parlasse di erba e f***a. Perché a lui piace il c***o. È vero. È vero. C'è un'altra cosa divertente. È il momento della penitenza. Eh già. Per me. E infatti, no, noi ci guardavamo. Ma dici, che frega, guarda, stavi bleffando talmente bene che secondo me l'avrebbe fatta. Che entri la cage! Comunque io dovrei usare la fascetta sempre perché mi copre la stempiatura. Sto cercando di rimandare il più possibile la mia punizione, che non so ancora cosa sia. Mi spingi via. Estraiamo. Estrai. Da dove devi andare? Vabbè, farmacia ha mandato un regalo. Vuoi che ti lega io la tua punizione? Sì, grazie. Ma io cosa servo qua? Posso andare via? Tu devi godere del fallimento del tuo avversario. Ah, ok. Ricorda. Ma cosa stai facendo, Cesare? Godere. La vera vittoria è negli occhi del fallimento dell'avversario. Ottimo insegnamento di vita che diamo agli spettatori a casa. Ciao bambini. Ciao mamme. Dopo che avete picchiato i bambini più piccoli di voi, non sputateli addosso. Guardateli negli occhi e godete del loro fallimento. Deep alle parallele. Mi ha guardato come... Se lui è una salsa. Quante ripetizioni, tubo? 5. Scusa, ma 5? Grazie. Fanno le dip alle parallele? No. Che cos'è? Ah, sei scrocchiato. Uno, tutto. Sì. Due, devi farne 5. Dai, dai, dai. Esatto. Io vi comunico qual è lo stato della faccia. Perché altrimenti... Vai, scendi giù sulle braccia. No, ma dai, vabbè, ho capito. Piano. Bloccati. Respira. Sei uno. Respira. Mamma. Vai. Due. Non lo voglio più fare. Vai. Tre. Ecco. Dopo il tre viene in. Dai. Quattro. Vai adesso. Vai. Fermi. 5. Se tu non fossi campione del mondo. Non del mondo, ma almeno della provincia. Se tu non fai... Se non fossi riuscito a fare queste 5, non avresti potuto continuare la sfida e lui sarebbe stato dichiarato vincitore. Andiamo avanti, andiamo avanti. Seconda citazione. Dov'è che sei stempiato? Fammi vedere. Dai, mica tanto. Guarda. Sembri Vegeta. Non lo so fare questo. allora. Non ho detto cosa. Vai. Fatti tuoi. Era l'emozione. Fatti tuoi. Era l'emozione. Allora, provaci. Luca Giurato. Sì. Il Re Leone. Bomba! Bomba! Bravo! Tanto di più lontano dalla realtà. Sta strofinando le mani. Albus. È di nuovo Gandalf. No, non è vero. Tre pomodori camminano per la strada. Ma perché in questo accento bergamasco? Che lui era genovese. Cambio personaggio. Come fai a cambiare personaggio? Cambio io. Tanto dice, la voce è mia. Faccio che c***o mi pare. Chi ha scritto che quello che è la verità? Cambio personaggio, non mi riesce, ragazzi, non lo so fare Fantozzi. Che video dire? Era Fantozzi. Che io pensavo Mike buongiorno. No, Mike parlava così. La 1, la 2 o la 3. Quindi adesso ti inventi tu il personaggio. Certo. Tre pomodori camminano per la strada. E papà pomodoro, mamma pomodoro e il pomodorino. C'ho il personaggio. E il pomodorino cammina con aria svagata. E papà pomodoro allora si arrabbia e va da lui, lo schiaccia e dice: fai il concentrato. No, ma questa è una barzelletta che però ti sei poi, inventato tu. Poi il pomodorino non è morto e allora salsa. Ma c'è scritto davvero, cioè, no, quella del salsa l'ho aggiunto io perché faceva ridere. Ma che film è? Beh, è una barzelletta. Posso darvi un consiglio? Allora, la parola pomodori all'inizio è sottolineata. Perché? Chiedete indizi. È un film italiano? No. È un film comico? No, però fa ridere. Ti ricordi l'attore che dice quella frase? Certo, ce l'ho anche scritta qui. È Uma qualunque. Uma Thurman. Attenzione. Adriano Celentano la voce, Kill Bill il film. E ha perso lui. Perché è talmente ignorante che pensa che Uma Thurman ha fatto solo Kill Bill. Adriano Celentano, Pulp Fiction. Bomba ragazzi. Bomba ragazzi. Guarda, io ti giuro che mentre dicevi quella frase così strana pensavo a Tarantino. Ma Uma Thurman non ha fatto
Ti do una cartella, capito perché è una cartella questa? Chiamala, chiamala, chiamala. Uma Thurman. Non Uma Thurman. Chi? La Cage. Cage. La prima volta, lato destro dello schermo. Tu ne fai il doppio di quelle che vengono fuori. Vediamo la prova qual è. Babbo, non mi va. La mano vuole prendere il foglio quando cade. È il pollice che è opponibile. Quindi vabbè. No, ci stanno, però trazioni presa larga. Vabbè, quante? Non ci provo neanche più. Vuoi che ti dica il numero che ne devi fare o quante sono scritte qui? No, quante sono scritte qui. E ti fai tu a mente il per due. Ci provo. Perché doppia cifra? No, aspetta, perché doppia cifra? 20? 20. Non ne faccio 5 consecutive. A presa larga, eh. Vabbè, dai, uno, due. Oh. Dai, altre 17. 4. Quattro. Allora, 5. Quattro. Si riparte da capo. 2. Ma no, ma come? Aspetta, da capo no. 6 a 7. Altre 12. Ma non arriva neanche a 10. Una. Vai, una. Pensavo tu fossi molto più forte, Cesare. Te lo dico, molto più forte. Dai, dai, dai. Terza citazione. Una di noi. Winx, Bloom. La tua mano nella mia. Ci siamo, ci siamo, vai, quando vuoi. E quindi il punteggio è di 1-1. Ti passerai in vantaggio. Ma tu sai fare tipo quelle voci profondissime da trailer. One man. Oh, in a city. Oh. Vanno sempre in estate. This summer. È vero. My bet's the movie. Va bene, andiamo con la terza lettura. Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. No, vi è arrivata la prima. Che io qua mi serve il pallet. Però dai, inizia facile. Una facile ci sta. Mi chiamo Robert Redille. Sono un sopravvissuto che vive a New York. Sto trasmettendo su tutte le frequenze in onde medie. Sarò... Io sono leggenda. Cacchio dici. Ed è De Sica. Minchia. Così secco l'ho preso. L'ho preso? Sì. Bravo. Sì. Sì. E tu te la riprendi nel Baugigi. Finiamola. La finiamo? Dai. Sarò al porto di South Street tutti i giorni a mezzogiorno. Qui l'avrei capito. Quando il sole è più alto del cielo. Se ci siete, se c'è qualcuno da qualche parte, posso offrire cibo, posso offrire riparo, posso offrire protezioni. Se c'è qualcuno, chiunque sia, ti prego, pia della culo. Ma perché vedi, era totalmente antagonista la voce al personaggio. Ma che bravo che sei. La richiami? Bamba. La richiamo. La richiamo. Robert De No! De Sica. Robert De Sica. De Niro stava dicendo. Robert De Niro è un altro. Parlai in un altro modo. Parlai in un modo diverso. Tu sei un sacco di merda. Si continua con la disfatta di Cesare. Addominali. Ci provo. Uno. Due. Sette. 10. Bravo. È stato facilissimo. Bravo. Sembra di essere al playground per bambini. Quarta citazione. No, questo lo cambio, ma non per alcol, mi sta proprio sul c***o la persona. Ah, va bene. Non lo faccio. Ma la prima frase, dalla prima frase si capisce. Ma secondo me loro... Siamo stupidi. Allora, siccome il film è molto facile... Ma perché stai lì in prestito? Faccio un po' come voglio, perché è solo Adriano e gestisco il patto. Siccome il film è facilissimo, farò una voce facilissima. Okay. Quindi è proprio una questione di velocità, perché è palese. Chiaramente come il mondo. Non la indovineremo. Tutto il mondo è palese. Stai girando un coltello fra le mie costoline. Sì, no? Sì. Ok, già capito. Vuoi sapere come mi sono fatto queste cicatrici? Mio padre era un alcolista e un maniaco. E una notte da di matto ancora più del solito. Mamma. Allora, aspetta. Topolino, la voce, Joker. Joker non è un non film. È ancora uscito il film. No, aspetta. Risposta sbagliata. Ma va bene, Batman. Il problema è qua che ci sono 100.000 Batman. Appunto. Devo beccarlo giusto? No, vabbè, sì. Mamma prende un coltello da cucina per difendersi. Oh, ma a lui questo non piace neanche un pochetto. Mentre io li guardo, la colpisce col coltello. Oh, ridendo mentre lo fa, si gira verso di me e dice: perché sei così serio? Viene verso di me con il coltello e mi ficca la lama in bocca. Mettiamo un bel sorriso su questo faccino. È il secondo Batman, se non sbaglio. Che si chiama Cavaliere Oscuro? Batman il Cavaliere Oscuro? Sì. No. Sì. Dai, per favore, dai. E dopo la prima sconfitta c'è una rimonta esaltante. Siamo 3-1. Luca Toni, chiamala. Luca Toni, no, chiamala. No, Luca Toni, chiamala tu, Mauri. Luca Toni. No, Luca Toni. La Cage. La situazione qui diventa grave. È molto bene. Piegamenti con Nicolas. Oh, è fighissimo. 5. 5? 5 piegamenti con Nicolas. Dai, sfondo. Quanto pesi, Nick? 60 kg. Facciamo entrare Nicolas. Ecco, raga, ma 5? Vai, 5. Dai. No. È finito. Culo. Tieni il culo rigido. Bravo. Non ce la faccio. Vai.
Dai, dai. Faccio fatica a guardare. Dai. 4. Vai. 3, 2, 1. Basta. Dai. E 5. Bravissimi. Dai, so che non sei più vergine. Tra 9 mesi sarai padre. Quinta citazione. Mi piace molto questo. Se parli laggiù non ci sono i microfoni. La mia voce arriva dove io voglio che arrivi. Cambi personaggio o rimani Faccio fedele? Faccio quello che c'è scritto sul foglio. E anche se lo cambiassi tu non potresti saperlo, perché non sai cosa c'è scritto sul foglio. Perché? Pensa a concentrarti. Ok. Che stai perdendo, fallito. Sembra di essere tornato alle elementari. Ti picchiavano alle elementari, ti dicevano così. Fallito. Ti picchiavano. Fallito. Va bene, allora la voce. Vabbè, senti, la voce però non è questa. Questa è una voce così a c***o. Ah, ok. Concentrati, sì, vai. Io give it to me, baby. Ma io sono super sentito, sapete? E se gli capitassi un incidente, o se pigliassi una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, o se lo trovassero impiccato nella sua cella, e persino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non mi perdono. Ma tolto questo, vi prometto e vi giuro sulla testa dei miei nipoti che non sono io il primo a rompere la pancia stipulata oggi. Però ho capito il personaggio. Io più non sono sicurissimo. Hai dei problemi. Mi fai sentire male così. Distruggi ogni mia sicurezza. Lo so, però il film non ce l'ho. O è di guerra o è di polizia, carcere, vario. Boh, c'è la pace. Sì. C'è anche una palla in testa dalla polizia, dice. Palla in testa, polizia, pace. Proviamo una cosa. La passione di Cristo. Prima abbiamo fatto gli indizi, no? Adesso vi rifaccio il monologo con la stessa voce, ma con l'accento che dovrebbe avere il personaggio. Ok. Ma io sono superstizioso, sapete? E se gli capitasse Daffy Duck il personaggio Daffy Duck Quisco. Gatto Silvestro. Ormai ha detto Daffy Duck. Dai, facciamo anche dai. Quisco Daffy Duck. Quisco. Quisco Daffy Duck. Alla esche. Non la è Gatto Silvestro. Sei il veramente film... una pippa. Aspetta, ti prego. Sei veramente ti prego, dimmi che è quello. Ti prego, aspetta. È il padrino. Dimmi che è il padrino. Non ridere. Sì, il film è il padrino. Davvero? Sì, mai detto. Vai! Gatto Silvestro né il padrino. Grande Nelson! Fantastico! Perso, hai perso, Cesare. E te lo meriti. Me lo merito. Te la meriti tutta, Cesare. Non ce n'è per nessuno qua. 4-1. Ti vedo carico. Tu come sempre. Vediamo come umiliare ancora Cesare. Di alle parallele. 20, quindi per 2, 40. No, no. 20 deep fried. 1. 2, 5, attenzione, 6, 7, c'è l'8, il 10, il 12, il 13, questo non valeva, 17, 18, e poi c'è 19, e poi c'è... Dai, 20! Bravo Cesare! Bravo Cesare! È stato molto bravo. Però, bravissimo negli esercizi, ma fai un po' cacare nel gioco. Sesta citazione. Cesare ha già perso. Basta! Questo è l'ultimo, ma tu stai perdendo in maniera clamorosa. 4-1? 4-1. Possiamo tralasciare? Ho una proposta. A me le proposte. Ah, fatemi fare questa proposta che non potete rifiutare. Se indovina Nelson, tu sei distrutto. E se indovina lui però? Al contrario, andreste pari. Ma perché? Ma ci sta. Ma perché? Secondo me ci sta. Se lui indovina andreste pari. Ma non capisco comunque. Ma io ho già dato una marea di indizi. Ma cosa dice la regia? È giusto. Ma perché? Dal momento in cui ti ho incontrata, quanti anni sono ormai? Non è passato un solo giorno senza che pensassi a te. Aspetta. E adesso che sono di nuovo con te, soffro da morire. Più sto vicino a te, più mi tormento. Al solo pensiero di stare un attimo senza di te, mi sento soffocare. Sono ossessionato da quel bacio che non avresti mai dovuto darmi. Ho una ferita nel cuore e aspetto che un altro bacio la rimargini. Tu mi sei entrata nell'anima e si tortura per te. Che devo fare? Dimmelo tu e io lo farò. Io non ho niente, nel personaggio nel film. Io avevo il film ma mi è andato un po' via. Se lui sbaglia, automaticamente il punto arriva a me. No, devi indovinarlo te dopo. No, devi indovinarlo. Vabbè, ma ci siamo arrampicati. Ascolta, però... ti ho aiutato fin troppo, santo cielo. Se Mercurio è nello zodiaco della Vergine, vinci tu. Che caso, che vuol dire? Io ci provo. Vai, dai, sbagliala. Il personaggio potrebbe essere Homer Simpson. Ma cosa stai ma dicendo? Che di problemi non hai? Non lo so, ho detto, boh, sarà un po' simile. Ma che problemi hai? Ha detto talmente una cagata che io gli darei 12 punti a lui. Shutter Island. È giusto? È giusto? No. Se dicevi i 7 samurai di Kurosawa, ci eri andato più vicino. Bilbo Baggins.
Vabbè, ma allora. Ma io me ne vado, mi ribalta. Ho un braccio nel culo. È un indizio. Ah, ce l'ho. Un braccio nel culo è un indizio. Ci sono due personaggi smoncoli che parlano così: Elmo e Kermit la rana. Che film c'ho? About Time. Che? Sono i film che ha visto solo lui. Però questione di tempo. È bello, guarda, è bello. C'è un sacco d'amore. È Kermit la rana? Sì. Ok. Indovinato Kermit la rana, io proporrei a Mauri di leggere la frase come se fosse lui l'attore. Dal momento in cui ti ho incontrata, quanti anni sono ormai? Non è passato un solo giorno senza che pensassi a te. E adesso che sono di nuovo con te, soffro da morire. Più sto vicino a te, più mi tormento. Al solo pensiero di stare un attimo senza di te, mi sento soffocare. Sono ossessionato da quel bacio che non avresti mai dovuto darmi. Ho una ferita nel cuore e aspetto che un altro bacio la rimargini. Frodo, quando gli ficcano la spada nel cuore, anche se è nel fianco dei Cavalieri Neri. Tu mi sei entrata nell'anima, che si tortura per te. Che devo fare? Naruto quando il gatto con le 7000. Stai zitto! Poi c'è, dimmelo tu e io lo farò. E finiva. Spotless Sunshine Mind. Eterna Spotless of the Beautiful Mind. Ci siete un attimino lontani. Allora, dai, fatemi domande banali. Vai. È un film d'amore? È un film. Finisce male? Minchia. Titanic! No. Ci sono le spade laser? Sì. Sì? Davvero? Ma manco per il cazzo. Sì. Ma tu l'hai sparato a caso, Cesare? Io ho sparato tutto da caso. Scusa, ma è vero. Ma non è vero. Star Wars, l'attacco dei cloni. Sì. Ma no, non è vero. Sì. Raga, ma dove la dice? Quando gli taglia la... Fermo! Tubo, dascene uno bello pompato. Trazioni presa stretta. Qui? Sì. Trovo che comunque tutto questo sia ingiusto perché sto mega vincendo, non capisco. 15. Così o così le mani? Così. 15, sì. Nel sino, 15, vai, comincia a vascinare. Vabbè, vai giù però. Non può, tu lui tocca. Oh, però guarda. Oh, però! 3! No! 1! 9! No, quante ne fa? 9! Dai, su! 10! Dai, altre 5! Pippa! Adesso, dai! Che c'è giusto? Che sta succedendo? Su! Dai! Forza della tua barba! Dai! Gli uomini veri hanno la barba! Non come voi donne che avete solo i baffi! Quante ne ha fatti? 15! Abboniamogliene 15, va! Spareggio finale. Nelson è una pippetta! Siete pronti? Chi indovina questa vince tutto! Vai! Pensate a ogni sforzo che avete fatto finora. Tipo quando sono al gabinetto e devo fare la cacca. No, finora, fino adesso, le prove che avete affrontato, le challenge, le sconfitte che avete avuto, la maturazione. Come le pere. Le pere maturano. Te la faccio di un difficile. Io non la trovo giusta questa cosa, comunque, ripeto. Ma tu non decidi niente. La vedi col filtro? Tu sei l'unico in grado di entrare e uscire da lì. Ciò che dovrei fare per noi è portare un sassolino di dentro e bloccare con le barre. A quel punto, l'acquario comincerà a sporcarsi nel giro di pochi minuti. Dopodiché, il dentista sarà costretto a pulire. E per farlo, ci tirerà fuori dall'acquario e metterà giù di noi un sacchetto di plastica. Noi ritorniamo lungo il piano, giù dalla finestra. Ci vediamo sulla dente, fare i cespugli, oltre la strada, ci tuffiamo nel porto. Vai. Alla ricerca di Nemo. Bene, ehi, attenzione, ragazzi. Il personaggio è veramente. Chi cazzo? Maurizio! Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo sarebbe così. Sarebbe rimetto e non ti capirebbe niente. Ah! È un politico? No. Prendi spuglio, trasdrat e ci dobbiamo riportare. No! Come cazzo? Vai, fermi! Di Michele! Rita dalla Chiesa! Il giudice che era a Forum. E si chiamava? Ma come, io non so il nome del giudice di Forum? Era un granchio, era. Santi Licheni! Bombo! Ce l'ho! Aspetta, cosa hai detto? Santi Licheni! No! No! Michele! No! Micheli! Dai, non mi fate scherzare su un morto, per favore! Sei tu che stai scherzando su di lui perché sbagli il suo nome. Abbi rispetto! Licheni! No! Michele! Sono sempre comunque tanti. Micheli! No. Licheri. Quindi? Licheri. A porca. Sì. Santi Licheri. Santi Licheri. Quindi era il giudice Santi Licheri. Il film. Alla ricerca di Nemo. Alla ricerca di Nemo. No, l'ha detto io. A me non sembra. No, raga, l'ho detto io. Santi Licheri l'ha detto prima adesso. No. Avevo anche allora, detto alla ricerca detto di Nemo. Lui. Se ci abbassiamo a questa l'ha ingiustizia, detto prima lui, io. No, l'ho detto prima io, giusto. Però completo l'ha detto prima adesso. Ci siamo scordati di scusare. L'ha detto prima adesso, completo. Ma poi dopo il successone delle altre marsh, cazzo. No, il punto è adesso. Punto a Nelson, punto a Nelson, bravo Nelson. La giuria è un cartone animato giapponese. E quindi la vittoria di questa sfida va a Nelson. Bravo. Dovresti alzargli il braccio probabilmente. Hai vinciuto. Grazie. E adesso ti tocca la sfida finale. Devi passare sotto il biliardino.
The cage. Io mi sono buono. Sì. Ti concedo 5 trazioni, 10 dip e 20 addominali. Vabbè. In consecuzio. Circuito. E addominali non perché li faccio da tanto. Consecuzio, circuito. Prepuzio, sì. Circuito. Cambia l'accento, vedi? L'accento è importante, ragazzi. E vado a correre al circo, Massimo. Accenda l'interruttore, generale. Guardi l'orsa maggiore. Siamo tutti molto stanchi. Io prendo una pizza, Margherita. Molto stanchi. Continuate a sparare a quasi distrutti. Vai, musica! Una, tre, cinque, di veloce, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 20 addominali. Fallito, hai perso. 5. Dai, lento però, ragazzi. 10, 20, ragazzi, 20, 10, 7, 2, basta. È stato molto bello. No, aspetta un attimo, Maurizio, dici una cosa carina, per favore, che ci hai demolito per tutto il video. Una cosa carina. Porca. No, allora, mi sono trovato benissimo con voi, è stato un piacere fare questo video, è stato un onore. Addirittura, si dice, le circostanze. Piacere, fino a piacere, credici, poi insomma le circostanze richiedono anche alcune parole che non conosci. Sì, 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 è vero. Molto contento di fare questo video con voi, grazie per avermi invitato. Grazie a te. Se vi va di vedere altre cose che ho fatto, insomma, potete... Faccelo dire a noi, più carino. Sì, lo so, state zitti. Se vi va di andare a vedere altre cose fatte da Maurizio, vi lasciamo il link del suo canale qui sotto, perché è uscito proprio adesso un video, no? Nel momento esatto in cui è uscito questo video, è uscito un video anche sul mio canale. Andate a guardarlo. Quindi, se avete visto prima il mio, siete stati mandati qua comunque di conseguenza. Altrimenti, comunque sia, c'è interscambiabilità. Non finisce qua, perché ci vediamo domenica con un salotto alle 11, sempre sul nostro canale. E ci possiamo vedere adesso anche su Around the Valley con il backstage. Esattamente. Wow, fighissimo. C'è un altro canale col backstage. Sì. Ma che figo. Sì. A proposito del salotto, io una volta ho vinto un soggiorno a Londra, non sapevo come andarlo a prendere. C'avevo questo problema. Mi sembrava di un camion, non lo so. Perché C'è un salotto a lui. Non ce la fa proprio, ragazzi. Ce la fa. Arriverenze. Ti faccio così. Devo farlo veloce perché mi teletrasporto. Guarda. Questo rimane tutto. Frank, credo sia arrivato un pacco per te dalla lista desideri. Veramente? Questo non lo voglio perdere. No, si può già tenere in mano così. Con... Sì. Scartala che la vogliamo vedere. Cioè, figo perché ci avevo rinunciato alla speranza di averla. E quindi rinunciare alla speranza vuol dire morire.